Ciao! Oggi vi voglio far vedere tutti i prodotti che mi sono portata al mare in queste vacanze estive. Direi di iniziare subito perché ho un mare di prodotti da farvi vedere. Allora, questo qui è il mio beauty, vedete, bello pieno, quindi direi di iniziare subito. Partiamo dalla cura del corpo. Allora, in primis vi voglio far vedere i solari che mi sono portata dietro. E sono tutti e tre del marchio Hawaiian Tropic. Allora, in primis ho portato questo qui, che è la crema solare per il viso. Mi piace tantissimo l'erogatore a pompetta perché così si può dosare al meglio il prodotto. Mi sono trovata da Dio. È la prima volta che utilizzavo un prodotto solare solo per il viso. Di solito utilizzavo la crema solare sia per viso che per corpo. E invece ho saputo che non va particolarmente bene. Quindi ho voluto acquistare questa qui e mi sono trovata benissimo. Ve la consiglio. Poi, per il corpo ho utilizzato sempre di Hawaiian Tropic questo qui che è con la protezione 30, ottimo, veramente buonissimo. E poi come doposole ho utilizzato questo qua al cocco e papaya, molto buono. Poi, per quanto riguarda la cura del corpo, come profumo ho portato il Pink Sugar di Acquolina. Se vi piacciono le profumazioni dolci, questo qui io ve lo consiglio perché sa di zucchero filato, è buonissimo, è uno dei miei profumi preferiti. Poi, come bagnoschiuma, ho voluto portare questo qui di Garnier, della linea Ultra Dolce, al fico orientale zucchero di canna. Da 250 ml, veramente buonissimo, si sente tantissimo il fico. Fatemi sapere se avete provato altri bagnoschiuma di questo marchio. Poi, come scrub, ho portato dietro questo qui di Organic Shop al mango e zucchero da 250 ml, vedete, è totalmente finito. Buonissimo. Se avete bisogno di uno scrub, ma che scrubbi in profondità, questo qui secondo me è uno dei migliori. Infatti l'ho fatto fuori quasi subito perché mi è piaciuto un sacco. E quindi se avete le gambe particolarmente secche oppure delle zone del corpo particolarmente secche, questo qui io ve lo consiglio perché i granuli si sentono veramente tanto. Poi, per i capelli ho utilizzato questo qui di Fructis della linea Menthol Fresh Antiforfora. Buonissimo, il profumo è proprio mentolato, si sente tantissimo, lascia il cuoio capelluto bello pulito, sgrassato, ma non è aggressivo, ecco. Quindi se state cercando uno shampoo antiforfora, questo qui io ve lo consiglio, però sto cercando di cambiare shampoo perché mi sembra che il mio cuoio capelluto si sia abituato troppo a questo shampoo e quindi voglio cambiare, però mi sono trovata benissimo, e infatti continuerò ad utilizzarlo ma alternato con altri shampoo. Poi, allora, sempre per il corpo ho utilizzato il mio deodorante solito, questo qui di Nivea, l'Invisible for Black and White, ottimo. Poi passiamo, allora, questo qui per i piedi, per le scarpe, questo qui di Hansaplast. Poi passiamo al viso, direi. Allora, come struccanti ho portato dietro, allora, innanzitutto della Cotoneve i dischetti struccanti. Questi qui sono quelli effetto peeling, ve ne faccio vedere uno. Vedete, hanno il lato con i pallini. L'altro lato invece totalmente bianco. Mi sto trovando particolarmente bene con questi dischetti, quindi ve li consiglio. Li avevo trovati anche in offerta. E poi per lo struccaggio ho portato dietro questi due prodotti qui di Equilibra. Questa qui che è l'acqua micellare per viso, occhi e labbra alla linea dell'Argan. E poi le salviettine struccanti sempre della stessa linea. Mi sono piaciuti un sacco, li sto continuando a utilizzare e sono veramente ottimi. Poi, per quanto riguarda la fase detersione, allora,
Ho portato dietro tre tonici, adesso vi spiego il perché. Ce ne sono due in particolare che voglio smaltire perché è da parecchio tempo che li ho aperti e quindi voglio cercare di terminarli. E infatti sono questi due qui, questo che è di Omnia Botanica, che è l'acqua tonica delicata per il viso con olio di rosa mosteta, che amo perché ha l'erogatore a spruzzo, quindi mi permette di dosare il prodotto perfettamente. E poi quest'altro qui, che come potete vedere sta per terminare, ha il fiordaliso dell'Istituto Ecologico Edelweiss. Ottimo, mi piace un sacco. Ho fatto anche la recensione di questi prodotti che vi caricherò presto sul canale. E poi in spiaggia, quando faceva troppo caldo, ho voluto portarmi di Caudalie l'acqua di uva. È veramente buonissima. Il profumo è molto delicato, però mi lasciava la pelle sia del viso che del corpo ben idratata e mi è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere se l'avete mai provata. Poi, per la detersione del viso, ho voluto portare questo qui di Deledea, il gel detergente per il viso purificante della linea Mela e Bambù. Io ho una pelle mista e mi sta piacendo un sacco. Mi lascia la pelle bella morbida, liscia, e ho notato che mi dà una grandissima mano con le imperfezioni. Poi, mi sono dimenticato un altro prodotto per i capelli, ve lo faccio vedere adesso subito, ed è questa qui della linea PH Bio, che è la fitomaschera per i capelli con mandorle e semi di lino. Mi sta piacendo un sacco, infatti, come potete vedere, sta quasi per terminare. L'odore di mandorla si sente tantissimo, è veramente ottima. Se avete le lunghezze particolarmente secche, questa maschera fa il caso vostro. Poi ha anche degli ingredienti naturali al suo interno, quindi ottimo. Poi continuiamo sempre per il viso. Allora, come crema viso sto utilizzando questa qui di Kiko, la Matte Fluid. Allora, non so se hanno cambiato il packaging o meno, perché questa qui è piuttosto vecchiotta come packaging, però mi sta piacendo un sacco. Ha l'erogatore a pompetta. Il profumo è buonissimo di questa crema e io ve la consiglio d'estate perché d'inverno è troppo troppo leggera. D'estate invece è perfetta perché ha una consistenza molto leggera, quindi ottima. E poi come contorno occhi sto utilizzando questo qui antietà di Nuva. Vi ho fatto anche già un video a riguardo spacchettamento, ma voglio farvi una recensione di questi prodotti perché mi stanno piacendo un sacco e voglio assolutamente parlarvene. Poi il mio asciugamanino per il viso e poi per i capelli la mia Tangle Teaser immancabile, le forcine che sono contenute all'interno di questo pacchettino, poi l'elastico per i capelli e ultimi due prodotti sono lo spazzolino e il dentifricio. E questo qui di Equilibra all'aloe che mi sta piacendo particolarmente. Questa qui è già la seconda confezione che utilizzo. Veramente ottimo. E vedete, il beauty è completamente vuoto. Fatemi sapere che cosa avete portato voi nel vostro beauty delle vacanze. So di aver portato un sacco di roba, in effetti, per solo 3 giorni, però preferisco portare un qualcosina in più che poi magari ricordarmi ho dimenticato qualcosa. Meglio di no, preferisco portarmi qualcosa in più che qualcosa in meno. Bene, con questo io direi che ho concluso. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se vi ha tenuto compagnia. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se avete fatto un video di questa tipologia, lasciatemi sotto il link qui nei commenti, che sarò ben felice di venire a vederlo. Bene, io direi che con questo è tutto. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!